I semi non sono calati, ma in compenso non si vedono più. La ginnastica 3 volte a settimana non li fa crescere e i fianchi restano snelli, inutilmente, visto che l'anca destra comincia a cedere, uscendo e rientrando dal suo alveo ad ogni passo leggermente accelerato. Ma quello che scende inesorabilmente, grazie, quello che scende inesorabilmente è il naso. E non solo la punta, ormai quasi appoggiata malinconicamente sul labbro superiore, ma tutto il complesso di cartilagine e di ossa che risentono in modo misterioso della forza di gravità terrestre. Delle guance poi non saprei cosa dire. Non so se scendono o si incavano, risucchiate all'interno. Comincio a sospettare che una bella dentiera potrebbe tirare su, se non la faccia, quantomeno l'umore. Ho smesso di frequentare la gente, perché non sopporto, quando dico la mia età, commenti del tipo «Oh, ma te li porti veramente bene!» E non sopporto neanche scoprirmi a spiare i gomiti e gli incavi delle braccia nelle altre donne, nella segreta speranza di vedere che anche la loro pelle si accumula lì in maniera disdicevole. E non è vero che non so fare i conti con la realtà, perché io la vedo, la realtà. Io la vedo ogni mattina dentro lo specchio con quell'immagine cubista che mi guarda e mi fa credere sul serio di essere stata io una modella di Picasso.